Prima di tutto buonasera a tutti e un ringraziamento affettuoso, vero, a Tonino Sabino, non solo per le belle cose che ha detto, ma anche per avermi voluto invitare. Io ricordo pure io con particolare emozione quella giornata, che era anche collegata a una serie di miei problemi familiari, quindi diciamo un ricordo molto vivido di quella giornata. Quindi sono tornato con grande entusiasmo quando Tonino mi ha chiesto di ritornare, anche perché credo che sia utilissimo, soprattutto nelle nostre terre, venire a parlare di questi temi. Ovviamente ti ringrazio delle belle cose che hai detto nel presentarmi. Soprattutto, diciamo, mi piace molto l'idea che hai voluto mettere in rilievo di come il diritto sia uno strumento fondamentale, io credo, per cercare di riscattarci da una serie di cose. Il diritto non è una materia di studio e basta. Il diritto è la grande occasione che tutti abbiamo di uscire da questo mondo che a tanti di noi non piace, ma nei quali dobbiamo continuare a convivere senza andare via, perché questo è il primo punto fondamentale. Spero che avremo occasione di riparlare di questo argomento, ma Tonino mi ha lanciato immediatamente sul tema. Perché continuare a parlare di Camorra? Ma io credo che la risposta sia abbastanza semplice, perché purtroppo il problema non l'abbiamo affatto superato. Il dramma vero è questo: se noi andassimo a fare un'analisi numerica di quello che è avvenuto nell'ultimo periodo, noi potremmo voler arrivare a valutazioni trionfalistiche. Nelle nostre terre, in provincia di Caserta, sono stati arrestati tutti i latitanti. 2 anni fa, quando venimmo, parlammo degli ultimi latitanti. 3 anni fa, e da 3 anni a questo momento i risultati ottenuti sono stati ulteriormente eccezionali. Sono stati arrestati gli ultimi latitanti, sono stati sequestrati moltissimi patrimoni, sono stati ottenuti arresti, individuati sempre più meccanismi di connivenza in ambienti apparentemente lontani. Eppure, se andassimo a chiedere soprattutto ai soggetti che operano nelle realtà calde se la Camorra è stata sconfitta, faremmo fatica a trovarne uno che risponde sì. E questo è molto, molto brutto da dire, è veramente una cosa inquietante, perché diciamo molti di noi avrebbero voluto sperare che i risultati ottenuti sul piano giudiziario erano l'equivalente della fine della Camorra, cosa che non è. Lo sappiamo tutti, solo qualche illuso può credere che arrestando un po' di gente risolviamo il problema. Certo, è indispensabile, ci mancherebbe altro. Allora perché parlare di Camorra? Perché io credo che il problema principale sia quello di cercare di comprendere. È fondamentale capire, cercare di porsi le domande sui perché. Diceva giustamente Tonino nelle sue bellissime parole: non ho nessuna ambizione di fare il sociologo. Ho l'ambizione di pormi domande che spesso, alle quali spesso non voglio dare risposta, non so dare risposta, ma sono le domande alle quali dovremmo tutti sottoporci e la cui risposta potrebbe spiegare perché, malgrado tutto, queste terre restano infestate dalla Camorra. Perché in certe zone la Camorra è diventata quasi una componente sociale ordinaria, di cui quasi non si può fare a meno, una componente che fa intermediazione sociale, purtroppo, una componente che ha la capacità di interloquire col mondo dell'impresa, purtroppo, e sappiamo quanto i meccanismi dell'impresa nelle nostre terre sono caratterizzati da forme particolari di connivenza con la Camorra, e quanto purtroppo anche la politica e le istituzioni sono risultate inquinate da questi meccanismi e da queste logge della criminalità organizzata. E allora la domanda che tu ponevi, che è la domanda giusta, è: ne parliamo abbastanza e ne parliamo bene? Io credo che noi non ne stiamo più parlando abbastanza. Certe parole sono uscite completamente dal lessico delle persone che contano. Io per esempio non ho sentito in un governo tecnico nato
con l'obiettivo di bonificare l'Italia, mai pronunciare la parola mafia dal nostro Presidente del Consiglio, persona che ha tutta la mia stima per quello che può valere, tutta la mia considerazione, lo ritengo persona integerrima, ma capace probabilmente di risolvere i problemi, eppure non ha mai pronunciato la parola mafia. Ci sono voluti mesi prima che il Ministro degli Interni dicesse qualcosa su questo tema. E la dimostrazione che il tema non è più considerato nell'agenda delle cose importanti. Secondo una logica, che è la logica sbagliata, di affrontare i temi come se fossero fra loro separati, cioè la crisi economica, quindi diventa urgente affrontare la crisi economica, per cui i temi della giustizia, i temi della criminalità organizzata possono essere messi dietro, come se non ci fosse un collegamento tra queste due vicende. Come se per esempio la crisi economica non fosse un'occasione clamorosa per le mafie di fare affari, come se la crisi economica non fosse diventato uno strumento spaventoso per aumentare le incertezze e quindi per aumentare il brodo di coltura a favore delle mafie. Chiudo con una riflessione che non è contenuta nel libro, a cui pensavo proprio nei giorni scorsi. Negli ultimi 10 anni in Italia c'è stato un aumento spaventoso del gioco d'azzardo diventato lecito, e tutti abbiamo fatto finta di non capire che cosa significava rendere lecito il gioco d'azzardo, che cosa significava rendere lecito il gioco d'azzardo in termini sociali, in termini di costi sociali, e come soprattutto nei momenti di crisi diventa ulteriormente uno strumento a cui le persone si rivolgono, e quanta gente si sta rovinando con i giochi leciti che fino a poco tempo fa i carabinieri dovevano andare a controllare e punire. E in tutto questo qual è stato il ruolo della criminalità organizzata? Domanda alla quale non si è fatta mai velocemente, mai approfonditamente. Scopriamo che solo dall'anno scorso si chiede la certificazione antimafia per coloro che gestiscono i giochi d'azzardo, lì dove per esempio nell'indagine più importante fatta dalla Procura di Napoli si scopre che il più grosso organizzatore dei giochi d'azzardo per conto della Camorra aveva aperto una delle più grosse società che riguardavano le scommesse, riguardavano le slot machine. E allora il tema Camorra purtroppo è centrale. È centrale non più nell'ottica semplicemente dell'ordine pubblico, ma nell'ottica della capacità delle nuove mafie di mettere in discussione le regole della società civile, di far sì che paradossalmente siano i modi di comportarsi mafiosi che possono diventare la normalità. Allora io credo che sia assolutamente importante parlarne, sia assolutamente importante parlarne in un momento in cui il tema obiettivamente sta subendo un po' di stanchezza, è passato di moda, come era fisiologico che fosse, ma è passato di moda nell'agenda nazionale, non nelle nostre terre in cui noi sentiamo ancora con forza la pervasività della nuova mafia, che soprattutto sul piano economico è assolutamente forte come prima.